Le amministrazioni comunali di Assisi e di Chiusi della Verna, sotto l'impulso delle rispettive municipalità e delle famiglie francescane, indicano l'appuntamento dell'ottavo centenario come il punto di partenza per un nuovo impegno, volto a far comprendere il valore di redenzione che San Francesco è riuscito a conferire alle sue ferite corporali e spirituali. Assisi e la Verna assieme nell'esempio di San Francesco. È stata infatti la giornata delle celebrazioni degli 800 anni dalle stimmate a sancire il rapporto speciale tra questi due comuni con un gemellaggio. Abbiamo già tante idee, tanti progetti insieme. Devo dire la verità, ci sentiamo un po' anche responsabili come città di Assisi di portare qui a Chiusi della Verna, così come a Greccio, le tante persone che arrivano ad Assisi e vogliono mettersi sulla strada, sulle orme di San Francesco, perché ritroviamo come oggi lo spirito originario del francescanesimo. Noi vogliamo essere molto vicini ad Assisi, alla sindaca Proietti, perché quest'anno sono gli 800 anni delle stimmate, ma il prossimo anno è il giubileo, fra due anni è l'anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco, che tutti vivremo ad Assisi insieme a lei. Poi se con lei in altro ruolo firmeremo anche un patto di amicizia fra Toscana e Umbria, io sarò molto contento. Un giorno così speciale, infine, il Comune di Firenze ha deciso di spostare proprio alla Verna la giunta programmatica. Ci tenevo a fare un momento di confronto, di riunione di giunta, un momento programmatico in un luogo che ha un significato importante nel legame che c'è sempre stato tra Firenze e la Verna. Basta ricordare e pensare la Pira, il rapporto di la Pira con la Verna, il rapporto anche di mio nonno Piero Bargellini con la Verna. I sindaci di Firenze hanno sempre avuto un rapporto speciale con questo luogo e sono anche quei luoghi che aiutano a confrontarsi in mezzo alla pace, in mezzo alla natura e a mettere in campo quelli che sono i progetti che dobbiamo portare avanti per la nostra città.